L'evento di Antroteo percorre un viaggio all'interno del mondo intimo dell'umanità, quindi abbiamo tre aree fondamentali che sono quelle dell'ego, dell'espressione e della trascendenza. Qui in particolare abbiamo tre opere che riguardano la trascendenza, intesa in tutte le chiavi possibili, quindi abbiamo il panteismo, con una raffigurazione di Costaby che intende la natura e la musica come espressione del sovrannaturale, fino ad arrivare a quella più chiara che è il Sacro Cuore di Gesù cattolico. E questa rappresentazione che l'autore Dalì ha chiamato fertilità, ma richiama fondamentalmente ancora una volta l'Eucaristia, perché potete qui ammirare il simbolo dell'ostia, la luce che viene dall'alto, quindi l'Eucaristia, all'interno la spiga di grano, una serratura che indica una chiave d'accesso e sullo sfondo anche Gesù crocifisso. Quindi questo è un esempio di tre opere sulla trascendenza, stavolta in chiave più cristiana. Da quest'altro lato sempre in chiave trascendentale troviamo ancora un simbolo cristiano, anche se Dalì stavolta non ha focalizzato la sua attenzione sulla persona di Cristo quanto più sul corpo. Infatti l'opera si chiama Corpo Ipercubico, che vedete è staccato dal simbolo della croce ed è effettivamente contornato da una serie di cubi che vanno a formare il simbolo della croce e sono stilizzati anche dei chiodi che non sono puntati però sulle mani e sui piedi, ma vanno più verso il centro. Qui abbiamo un'altra scena biblica che è Mosè, quindi ancora un richiamo stavolta a un tipo di trascendenza che viene prima di Cristo, perché è l'Antico Testamento, e qui abbiamo invece l'apparizione della Venere di Cnido, quindi un tipo di trascendenza che è sicuramente diversa da quella cristiana, è definita pagana da questo punto di vista. Qui abbiamo invece una sezione che ha a che fare con l'espressione in generale. L'espressione è simboleggiata ancora da due opere di Dalì e un'altra di Ugo Attardi, la Dea della Fortuna. La Dea della Fortuna che è accompagnata, vedete, da un cane, altri volti, e c'è un rimando anche un po', se volete, allo stile Picasso, con questa lampada che illumina il quadro come il Guernica, e tutto questo a simboleggiare anche la doppia faccia della fortuna, perché vedete c'è anche lateralmente qualcosa che ispira la mala sorte, sia per i colori che per l'atteggiamento. Chiaramente tutte queste letture che stiamo dando non sono necessariamente quelle che ha dato l'autore in funzione della sua intimità, ma sono anche quelle che un qualsiasi spettatore può cogliere semplicemente guardando a digiuno di arte, quindi andando a cogliere quei simboli che autonomamente dalla propria cultura gli vengono suggeriti dalla osservazione dell'opera. Qui ancora abbiamo Salvador Dalì, sempre nella sezione comunicazione che riguarda l'area espressione. Abbiamo la donna con la testa di rose, che può sia simboleggiare, per quel tipo di spettatore che abbiamo indicato, l'autoreferenzialità, cioè stare nel proprio mondo, ma che in questo caso si può collocare anche alla comunicazione, perché è presente un'altra figura che si relaziona con lei. Sullo sfondo ce n'è anche un'altra.
questa invece è una delle due Madonne di Portlligat che Salvador Dalì ha realizzato prendendo a modello la moglie. Ne troviamo anche un'altra, una sezione differente, perché per quanto analoga può rappresentare lo stesso tipo. Abbiamo Salvador Dalì, sempre nella sezione comunicazione che riguarda l'area espressione. Abbiamo la donna con la testa di rose, che può sia simboleggiare, per quel tipo di spettatore che abbiamo indicato, l'autoreferenzialità, cioè stare nel proprio mondo, ma che in questo caso si può collocare anche alla comunicazione, perché è presente un'altra figura che si relaziona con lei. Sullo sfondo ce n'è anche un'altra. Questa invece è una delle due Madonne di Portlligat che Salvador Dalì ha realizzato prendendo a modello la moglie. Ne troviamo anche un'altra, una sezione differente, perché per quanto analoga può rappresentare lo stesso tipo di suggestione. In generale la mostra si articola ancora con altre opere. Esistono tre temi: quelli dell'ego, quello dell'espressione e quello della trascendenza. L'ego rappresenta la parte più antica dell'essere umano, quella più autoreferenziale, quella che lo lega alla dimensione più materiale. Soltanto superando questa si arriva a quella della comunicazione, della espressione, quindi all'incontro con l'altro, e soltanto quando si sa vivere bene anche questa con se stessi, allora si può giungere a concepire almeno quella della trascendenza, in qualsiasi forma.